Alex, cosa hai fatto? Alex! Alex, vieni subito qua! Vieni subito qua! Cosa hai disegnato qui? Cosa hai disegnato lì per terra? Eh? Hai scarabocchiato? L'ho toccato io! Allora, Alex, come ti permetti? Cos'è a casa tua? Scarabocchi e disegni Non potete fare così, è illegale! Allora denunciaci! Ma prima sarò io a denunciare te per aver oltraggiato il suolo pubblico disegnando un pube. Va bene, me ne vado. Il suolo, hai trasformato il suolo pubblico in un suolo pubblico. Oh, ne disegni un altro, ne disegni un altro. No, allora basta, non toccatevi niente. Allora, qui Anna è addormentata, cosa stai facendo? Stavo sistemando il carrellino, volevo vedere se camminava il carrellino, va bene, perché mi ci volevo mettere dentro, ma non funziona. Oggi siamo in compagnia del mio nuovo amico Andrea Andrea Roncato. Ti assomiglia un po'. Grande. Ciao a tutti, sono grande. Io, Andrea Roncato. Che bello qua averti con noi. Allora, assisterai e farai da arbitro durante il nascondino con i mostri di oggi. Quindi guarda, non vedo l'ora, sono molto emozionato. Che bello, Giorgio fa l'imitazione di Andrea Roncato. Incredibile, incredibile, bellissimo. Che bravo. Bravissimo. Allora, questi mostri qua facevano la paura, non mi ricordo più. Prova su Andrea Roncato, non su di me. Ma non fanno niente. Ah, ecco. No, non la fanno la paura, mi dispiace. Dai, ero tutto felice di poterli usare. Mi dai questa brutta notizia, brutto scrotocefalo. Uso qualcos'altro. Userò questo qua. Prova. La fa di brutto. Ok, allora quest'oggi ricorrerò a questo mostro. Chissà se diverne. Potete dirmi se diviene invisibile, Anna? No. Vai, prova. No, non diviene. No. Niente. Allora, niente. Anna, se parli sul microfono invece che in bagno, magari sai, non è che sei... Ah, io sono microfonatissima. Vabbè. In che senso, scusa? Vabbè, dai, avete 30 secondi per andarvene, no! Perché mi sto anche arrabbiando, sai, Anna fa la deficiente, quindi mi girano le scatole. Che ho fatto adesso? Ma perché? Ogni volta? Lascia stare. Diciamo che ho una certa orticaria da gente che parla con il microfono in Mongolia, ecco. È un'allergia, è tipo. Un'allergia, sì, se tu parli però il tuo microfono è in Mongolia, a me viene un prurito incredibile. E quindi... allora prenditi un antistaminico. Guarda che cosa, guarda poi che come cade, adesso ce l'ha nell'esofago, è proprio... Ho tutto o niente, vabbè. Sta spostando. Amici, io partirei, no, ok? No, parti, per favore. Parti. Me ne frega niente delle vostre necessità. Bravo. Adesso appena ti trovo vedi cosa vinci. Vinci un attacco di cagotto da paura proprio. Non puoi, illegale. Vediamo. Allora, qui chi sarà? Sarà qui dentro qualcuno di voi? No. Qualche piselloide forse? Ti è insinuato qui nella caverna? Aiuto! No. Secondo me è Giorgio, fidati. No, non è Giorgio. Cosa ho trovato? Ah, un passaggio. Hai urlato a qualcuno? Chi hai urlato? No, c'è un passaggio qui. Si può. No. Passa. Ecco, non lo sapevo. Incredibile! È la fine per me. È la fine per tutti. Però aspetta, perché è molto... No, aiuto! Cosa c'è? Oh, non sto vedendo nessuno. È lui. Allora, non vale spostarsi, oh. Non iniziamo. Io non ho un posto, ti prego, non prendermi. Non t'ho visto, non ti ho visto. Prendilo, uccidilo. Dai, zitto. Guardalo. Alex. Arriverà prima o poi anche la tua ora di soccombere. Non è vero. Sì, che è vero. Il tuo momento di soffrire le sofferenze del mostro. Aspetta. Comunque, allora, io vorrei abolire sta cavolo di torcia, perché ogni volta io vedo sflesciamenti dall'altra parte della mappa e mi spavento. Qualcuno è qui sopra, forse? Ah, ehi? Ho sentito... Nessuno. Ah, Giorgio Cattorgio! Vieni qua, topo maledetto! Dai! Subisci le sofferenze. Ah! Adesso! Io il posto l'avevo trovato, ma l'ho rubato Cito. Non me ne frega niente, Questa tua informazione vivevo bene anche senza saperla, purtroppo per te. Ma sono colto da un improvviso dubbio, un sospetto che qualcuno di voi possa essersi innocentemente annidato qui nella nave. No. Un certo Cico magari. Guarda, io ti posso dare un indizio, ma non sono lì, ti posso dire solo questo. Che inizio è? Anch'io posso dirlo. Ma c'era l'esplosione? Niente. Cos'era? Chi ha avvistato qualcosa? Nulla, parzialmente ho esploso la nave, però va ancora bene. Quindi nella nave mi state dicendo che non c'è nessuno. Nessuno. Questo mostro non mi piace, raga. Sì, sei un po' incastrato. Sì, però. Veramente, guarda, è una cosa che mi sta facendo venire. Puoi cambiarlo. Prurito, guarda, all'animo, come Anna che parla con il microfono in Cile, vedi? Una cosa un po' simile. Qual è che erano quelli per belli? Per dispetto mi allontanerò ogni minuto un po' di più. Se lo fai, non vale. Sai cosa succede dopo, no? Quindi non conviene, ok? No, non lo so cosa succede. E allora ti stacco il microfono e ci faccio una Macedonia. Oh!
non parlo più. Ebbene, sai che perdita. Guarda te, stupida Anna. E comunque non sto trovando più nessuno. Adesso mi sto... Indizio. No, 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 non te l'ho chiesto. Non lo voglio, non lo voglio. Sono perfettamente in grado di affrontare la situazione. Non troverai nessuno. Ma sì, lo sappiamo che sei bravissimo, che sei un mostro in tutto e per tutto. Allora, credo che qualcuno sia qui, sono certo. Pocherello. Ah, un cicco. Aspetta un attimo, aspetta un attimo. Scusa, cosa stai facendo? Stai fermo, non ci provare. No. Tu pensavi che io mi sarei fatto distrarre da lì, dal tuo amico Andrea Roncato in prigione? Che no! Faceva, qua dentro. Ah, non ti aiutare mai. E invece... Ho sentito particolarmente vicino quell'urlo, perché? Ah, interessantissimo. Quindi una certa sbanunazza, svergognazza è qui da qualche parte, mi sembra di aver intuito. Potrebbe essersi collocata qui, Anna? Sei qui? Dove? Non lo so, negli scogli? Sei mica negli scogli? Boh, no, scogli? Sei lì, ti vedo. Ti vedo, Anna. Non è vero! Non è vero! E tra l'altro sei in un posto che io totalmente non potevo raggiungere, muori! Ah, che schifo, Anna! Che schifo, Anna! Ma non è vero, potevi raggiungerlo tranquillamente. Eri illegale. Eri illegale. Non ero illegale. Eri completamente illegale. Io sono anche rotto e non posso uscire da qui dentro. Ma hai cambiato di nuovo mostro? Ho avuto qualche difficoltà nella manovra. Infatti lì. Io non mi aspettavo di trovarmi davanti a Mr. Forchetta. Ho dovuto cambiare. Ho cambiato una sola volta. Voi non siete attenti a quanto sembra, ma comunque. Il vostro momento è passato perché siete morti. Rimane soltanto uno. Un elemento. Guarda dov'è! Non dire, non dire, non dire, non dire. Vabbè, non dire. Vabbè. Zitto, vabbè, dai. Vabbè. Voglio solo un indizio, Cico, da te. Non è vero, te lo chiedo io, te lo chiedo io. Ok. È mica collocato in prossimità prossima dell'acqua? Sì, di brutto, ma vuoi di brutto, Alex, non mi troverai mai. Hai 5 secondi. Giorgio, smettila di morire e sciacquati dalla mia vista immediatamente. E niente. Togli quelle mani grasse, unte, sporche di Nutella. Marcio, ok? Da quella tastiera unta, ok? Ti metti in un angolino e stai fermo. Come il bambino escluso che sei. Sì, lì, fermo. Bambino! Bene, Alex, hai 5 secondi per toglierti da quel nascondiglio rotto dove ti sei andato a ficcare. Non è rotto e non è illegale, allora, assolutamente. Anna, la tua credibilità è pari a zero. Ti posso assicurare che non è rotto, ci si arriva pure da terra. Va bene, ci credo. No, tu non puoi, il mostro non può, te lo dico. Può, no, anche il mostro, può assolutamente anche il mostro. No, questo è sta barando, sta tutto anche secondo me sta barando. Alex, Anna, siete vergognosi, non esiste. Ti posso giurare che non è rotto. Esci da lì, Alex, esci da lì. No, aspetta. Allora, sono dubbioso e perplesso del fatto che, siccome Anna sapeva dove era Alex, ella ed egli non fossero collocati in una posizione simile e vicina l'uno all'altro. No. Alex, sei vicino a uno scoglio? Più o meno, via. Alex, so dove sei. Sei morto. È la fine, è la fine. Sei no, qua. No, non è vero. Sei non qua. Non è lì, sei sicuro? No. Non è che qui c'è qualcosa di brutto, magari? Cioè, sono tentato. È la grotta dei traditori. Poi non c'è so. Un buco. Non è che è qui da qualche passo, andando bene, almeno? Tira dritto. Ma cammini sull'acqua tu, comunque. Sono un motoscafo. Aspetta. È un po' bellissimo. Rotto, effettivamente. Non è rotto! Via qui! Schifoso! C'è lo squalo dietro di te. E cos'è? Bene, soffri, stupido sbandato. Bene. Non era illegale comunque. No. Anna, tu non hai voce in capitolo, ok? E guarda, vieni con me. Guarda. Okay. Cammina. Ok. Cammina, vieni, guarda. Embe. Qui, guarda, qui. Sì. Vedi? Si può girare. Qui. Ok. Ma il mostro cade lì. Il mostro vedi, cade lì. Non era illegale. Cavolo, passi da un buchetto con una scala. No, secondo me ha ragione il mio amico, nonché avvocato, Cico Tobi. Ho capito che quindi... tanto voi fate la comunella dei baroni. Silenzio. Aula, Giorgio. Cosa? Una ciabatta. Sei chiamato a difendere la parte di Alex e Anna. Prego, esponi la tua difesa. Penso che si sbagli. Il tuo tempo illegale. È finito. Comunque, grazie. Finito. Ok. Grazie di difensore. Allora, il giudice proclama che ha vinto l'Ionio con la sua. Evviva, evviva. È illegale questo processo. No. Ma eravamo i tuoi avvocati noi. Volevo uccidere Anna, ma era lontana. Va bene, non importa. La giustizia sarà fatta un domani. Per il momento nascondiamoci, perché il prossimo round lo interpreterà come mostro il nostro celebre, unico, indistinguibile. Sempre dove è finito, non lo vedo più. Alex, dove cazzo sei un deficiente? Allora, visto che non c'eri,
Mario non lo puoi fare tu. No, ma perché ogni volta si giochi in occasione? Fai sempre così, non vale. Ma tu non vali, sei scemo. Ma se ne vado piangendo. Allora, il primo che viene vicino a me farà il mostro. Ok? Sei l'ultimo, sei l'ultimo. Nella vita e nell'amore, sempre l'ultimo sei. Oh, è uscito l'alba, ha uscito il Alex, ferro. Alex, mio. Allora, non avere questo genere di comportamenti perché... abbi pazienza, cerchiamo di stabilire l'ordine perché altrimenti qua va a finire male. Non vale. Regoliamoci, signor Roncato. Veda di metterci anche la sua parola. Allora, deve fare il mostro, secondo me... Ma che sta succedendo? Ehi, ma che succede? Non baciare i personaggi famosi. Bello, no, scusa. Giorgio, stai zitto. La tua interpretazione è pessima, ok? Basta. Oh. No, non dire così. Zitto. L'unica cosa che so fare. Non sai fare niente. Sai rosicchiare il formaggio. Bene, quindi il Scusa. Scusa? Tu mi aspettavo che facesse tutto un rumore. Bene. Ora, dicevamo, il mostro per quello del secondo round. L'ultima volta è stata Anna, mi ricordo. Quindi questa volta faremo fare il mostro al nostro amico, nonché compagno, Alex Nautz. Sei contento? Sì, mi metterò qui a nascondermi. Ma non devi nasconderti. Da quale categoria lo prendo? Allora, Final Nights 3 Pin Pack. No. Scroto. Oh, stavo dicendo, prendilo dal Final Nights 3 Pill Pack. Puoi scegliere qualsiasi tranne Mr. Forchetta, ok? Divieni. Perfetto, adesso rimani fermo lì. Noi ci scegliamo il nascondiglio e poi potrai Addio. Cercarci. Oh, mamma mia, che fatica far fare le cose ad Alex comunque, eh? Venite con me. Oh, mettiamo 50 termosifoni. In che senso? Oh. Ma fa così proprio. C'è caldo. Per bloccare la via, sì. Venite con me, non ce ne avremo bisogno. So un posto che ho trovato prima durante le mie peregrinazioni. Illustra. Adesso lo devo ritrovare però, aspetta, perché non è... andare? No, è dall'altra parte, amici, dall'altra parte. È quella cavità lì? Scusa, ma nella vita tua. Ma scusa, okay. Nella tua vita da imbecille, ti hanno mai detto? Perché lui era nascosto, non scusa, lo sto parlando io. Nella tua vita da imbecille, ti hanno mai detto che ci sono dei momenti in cui è il caso di stare zitto? Forse. Ma sì. Chico, perché sei morto? Ma che è successo? Aiuto la porta. Niente di meno, Cicco ci è rimasto schiacciato. E io ci rientro. Va bene, rientrateci comunque, dai, è buono. È molto buono. Lui non riesce. Giorgio è stupido, Giorgio vai via, sei espulso da questo nascondiglio. No, sono qui, per favore. Non sei qui, vattene via, non sei qui. Posso andare? Sì, puoi andare, Giorgio è anche morto. Ti prego, alla grande. Sono senza uno spazio. Ok, ma qui non si può salire. Ma se non sei un traditore, per questo, non sei un traditore. Cosa devo fare? Devi tradire qualcosa. Cicco, ti ricordi quella volta che ti ho detto che siamo amici? Sì. No, è vero, ti odio. No, mi hai tradito, adesso puoi entrare. Non posso entrare lo stesso. Sì, ma siete proprio scemi però. 3 ore a dire tradito, traditore, che t'aspetti? Ha premuto a caso. Non è vero. Volevo aprire qua una porta che c'è scritto Traitor Room Only Chance for Traitors e non si è aperto quando ho cliccato. Che ne so io. Schifoso. No, non è vero. Schifoso. Vai a pigliarlo, pigliarlo. Io per l'ennesima volta ti ho dato la speranza di divenire il mostro e tu, turpe progenie del demonio. Oh, ma che è sto fracasso musicale? Zitta tu, sbanunata. Tu hai tradito nuovamente la mia fiducia, di nuovo, spammando senza vederci, ci hai ucciso. Ma una volta. È tutto spammato. Taci perché la giustizia... Taci perché la giustizia degli arcangeli scenderà su di te, porca miseria, sì. Come nel finale di Diablo. Ma cos'è sto mercato comunque? Seriamente. Ma è che sta suonando, tipo. Ma sei l'armonica. Tu che hai fatto sto rumore? Pure, certo, sono io, no? Certo. È colpa mia, certo. Colpa tua, tipo. Qualcuno l'ha visto, se lo vedete bloccatemelo, perché deve subire una quantità di spaventamenti. Ma sei nascosto da mostro, non può far così. Alex, ti sei nascosto? Sì. Alex, esci immediatamente da dove sei! Subito! Con il tuo mercato di campanelle! Trovatelo! Eccolo, lo vedo, guarda là qui. Sopra! Portamelo qua! Oh, qua! Oh, to!
Ah, non vale. Non vale, non vale. Sì, ma il mercato non è finito. Guarda, 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 guarda quanto fa schifo. Guarda che persona schifosa che sei. È una cosa spaventosa, potresti smetterla. Scusate, ma c'è ancora sto mercato, dobbiamo fare qualcosa no, per... No, sta per finire, mi sa. Porre fine al mercato, però. Finito. Aspetta, no. C'ho un'idea. Vieni qui, Alex. Fermo, eh. No, per favore. Vieni qua. Da tanto che non utilizzavo questo strumento, però purtroppo... No, anzi, ne ho uno anche meglio. Però, scusate, se non finisce il mercato... Che strumento è? No, aspetta, è finito il mercato. Finito. Ah, sia lodato. No, uno strumento. Aspetta, c'è uno strumento migliore. Alex. Lo strumentopolo. Allora, sì, esatto, lo strumentopolo giusto. Spostatevi tutti voi. Alex, vieni con me. Vieni, vieni qui in alto. Grazie, qui, vicino proprio al signor Andrea. Vieni qui. Posizionati qui. Non ti devi muovere. Ok. No, cosa fa? Ok, stai fermo lì, eh. Fermo, fermo. No, l'hai inchiodato. No, no, aspetta un attimo, adesso arriva. Ah! Che soddisfazione, guarda. Ma non è morto. È ancora lì. Aspetta, adesso ti aggiusto io. Stai fermo lì, perché non è possibile. Non è che tu puoi pensare. Niente, non funziona. Ma non funziona. Non è possibile che non muori, pezzo di somaro. Perché c'ha un baleno atomico. Perché c'ha tutta la vita del mostro. Non è vero. È vero o non è vero? C'hai o no? No, non è vero. Oh, ehi. Com'è? È immune alla tua esplosione arcobanofila. Magari non funziona. Aia. Aspetta, ecco, posso, vediamo. Va bene anche così, secondo me. Bene. Allora, essendo Alex espulso categoricamente da ora per sempre. Guarda, anche il signor Andrea se n'è andato. No, ma è vero. No, è incredibile. È scacciato. Perché? È morto lui con la cosa del. Andrea! Poverino! Però prima di andarsene ha comprato le storie del mistero. No. Ma che bravo! Che bravo! Non è vero. Però voi che siete più bravi le comprate, così potete anche, oltre che leggerle, annusarne il profumo celestiale. Tra l'altro dovremmo dire che abbiamo raggiunto 100.000 copie vendute, che è il libro di Diamante. Scherzando? No, però è una cosa molto molto mamma fenomenale, mia. No? Un onore che ti fa proprio bagnare, cioè, come capire? Sì, è una roba assurda. Sì. Allora, siccome adesso Alex non può più fare il mostro, perché il mostro lo farà. Dammi un'altra chance. Assolutamente, non ne avrai più nessuna. Giorgio, eh? Sì. Ok, così piagnucola. Prenderai uno di quelli da FUPR 1, ok? FUPR 1, ok, questo qua. Va mamma bene. Mia. Perfettissimo, ok. L'hai spento. Prendi l'hai un altro, qui. Stupido cretino. Però poi basta, perché mi fai arrabbiare e sei antipatico. Ok. Ho dato questo fatto. Bravo. Però wow. Giorgio non sta guardando, giusto? No, guarda. Okay. Entra. Ok, aspetta che è un po' difficile. Ok, siamo qui. Alex ti segue. Alex non puoi seguire. Alex assolutamente non puoi seguirci. No, vattene via. Favore. Vai subito via. Immediatamente sparisci. Datemi via. È entrato. Alex, se ti dico vai via, cosa vuol dire? Scusa. Sono andato via da un'altra parte, scusate, vado via di qua. Ma quella deficiente di Anna è addormentata di nuovo, scusa. No, sono nascosta già io. Mai una volta venisse con noi, posso sembra partire? Che facciamo schifo. No! Ma non ti vedo mai. Cico, tu, però guarda, scappi. Cioè, scusami, metti un materasso, un divanello. Sì, va bene, ok. Vabbè, un fornelletto. Hai visto e che una ho fatto, piscina. Cico? Ho risolto. Hai rotti tutti. Ho fatto bene, perché così non si vedono i detriti, capito? Ma entriamo qui dentro, è mitico qui, eh. Allora, entra prima tu e mi dici cosa c'è, perché dopo l'ultima volta wow, ho un po' paura. E c'è il Nether, vieni. Ma cosa? No, allora Giorgio, non è un altro universo. Allora, silenzio. È un po' illegale. È un po' illegale. Giorgio, a mio avviso, sì. Secondo me, puoi partire, credo. Va bene. Ok, puoi provare a cercarci. Cosa eccolo. C'è? No, non va vale. Bene. No, ma non posso teletrasportarmi, non posso fare niente. Beh, prendilo normalmente, dai, sei bravo. Ce la fa... Cico? Ma Alex, che è successo? Scusa. Calmo. Vabbè, rimaniamo qui noi, tanto va bene. Ok, Alex, non ti sognare di riavvicinarti dove eravamo noi. Per favore, liberati. Giorgio, no. Giorgio. Va bene. Scusa, cosa sta... Perché mi hai visto, perché hai dovuto citare, quindi no. Scusatevi. Oh. Cosa? Cosa? Essere castrato ha dovuto non clippare, capito? No. Non vale. Che cosa? L'hai fatto anche tu, io ti ho visto mentre stavo volando che ero morto. Ah, la tua unica difesa è accusare gli innocenti, eh? Bravo, non sei tanto innocente, sei un po' schifoso. Anche le accuse. Anche lanciare delle offese. È la fine, è la fine per lui. Fai bene ad essere collocato su quel divano. Eh sì, io c'ho bene. Anche io me ne prendo uno, aspetta. Aspetta, prendo anche un mappamondo, mi ci metto sopra. No, adesso voglio venire da voi, per favore. No, questo non è un mappamondo, no? Comunque. Aia, sera! Dai.
dai, mi ha cessato. Mi ha divanato. Non era un... Vabbè, ho conquistato il divano, mi ci metto io adesso. Beh, no, va bene così. Dai, a due posti, non rompere le balle. Okay. Allora, Giorgio, hai tipo due minuti per trovarci. Se non ci trovi, ok? Basta. Ma che cos'è? Io nemmeno lo vedo. Se non ci trovi entro due minuti, che ormai sei diventato un minuto e mezzo, ti informo che verrai completamente anche tu precluso dalla possibilità di essere il mostro. Sì. Per sempre. Posso dire che mi è passato due volte davanti e non l'ho visto. Sì, perché è un imbecille, ci crediamo. Guardaci con un mappamondo. Siediti sopra. Che bello. Siediti. No, non penso. Ma non vale. Ok, stai lì. Ma io voglio vedere questo mappamondo. Ma stai zitta. Non, oh, non è roba per te. Poi ti lamenti che non vengo mai con te. Ti credo. Non sei venuta. Il club dei maschietti e io mai. Non è vero, no. Il club dei maschietti. È che tu non sei venuta. Adesso non puoi pretendere di essere parte della cosa se non ci sei. No, niente, faccio schifo, faccio schifo. Sì, adesso stai iniziando a piagnucolare, lo senti, Cicco? Tra un po' inizia a fare... Sì, sì, non lo farò, non lo farò più, non lo faccio più ormai da anni. Il mio mostro non funziona, non fa le cose. Ah, aspetta, aspetta, ho trovato due blocchi un po' strani, posso provare? Cosa è successo? Ritirata, ritirata qui dentro, ritira. Ok, prova quello che cacchio vuoi, cretino, tanto non ci troverai mai. Dai, ma non è giusto, non ci posso passare così. Ah, a casa. Vai a casa, Giorgio. Torna. Sono anche siete illegali comunque, sì, lei sì, sì. Ascolta, sporchi. Ti ho forse chiesto di parlare, non lo so, perché secondo me è il momento devi stare zitto, sai. Giusto un'idea ti do, poi vedi te un po'. Cosa fare con essa? Quello che penso io è che qualcuno qui sta per essere il mostro per i suoi ultimi istanti nella vita. Quindi dai, non è possibile, goditeli, ogni volta. Divertiti, insomma, magari non lo so. Non lo so, fai qualcosa di bello che non hai mai fatto prima. No? Tipo, non lo so, buttati da un dirupo. Sì. Bene, è da provare. Dai un bacio al signor Andrea, vedi te. Dai, se n'è andato, non mi voleva. Ho preso fuoco, ci comunque. Ma stai bruciando? Ma sì, ma cosa vuoi che sia? È la fine. Ma no, è una bella cosa. Beh, a questo punto io direi che Giorgio ha perso, perché il suo momento miseramente, ma proprio in un modo veramente brutto. Non hai preso nessuno. Vabbè, non peggio di Alex comunque, ok? Non è vero, io almeno qualcuno avevo preso. Alex ha preso qualcuno, illegale però, illegale. Vabbè, dai, inutile, cosa ho fatto io, scusa. Niente, eri dietro, volevo rompere davanti e c'eri tu. Eccoti, vieni qui, no, vieni qui. Scusa, il tuo turno è finito, sono uscito. Cosa vuoi? Hai perso, basta. Hai persissimo, ma non perso, proprio... Cioè, strappo. Voglio fare una cosa, vieni, vieni. E poi fai solo bom 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 bom. Ma che, da dove? So. Ma dove sei? Ma che, tutto in una pozza d'acqua non posso uscire. Pensa a te. Che cosa triste. Che cosa veramente drammatica. Ma non ti vedo lo stesso. Dove sei? Cicco. Guarda, vieni, vieni, vieni qui. Non so dove. Ciao. Vieni lì. Stupido. Cioè, veramente sapevo, tu hai scelto cioè... come ultima cosa da fare da mostro di bloccarti in una pozza d'acqua. Non è stata una scelta, ok? Va bene, sei proprio un topo. Per questa volta ci fermiamo così. Da Lion, Giorgio, Alex, Anna e Cicco. Out, sir. Ciao.